Tutti, grazie Roberta Altine, Roberta Ponetti per avermi invitato, per averci invitato e grazie naturalmente a tutti i presenti che partecipano al laboratorio. La presentazione che abbiamo preparato io e Denise raccoglie un po' l'esperienza che abbiamo fatto quest'anno nel nostro CPA e il lavoro che ha fatto Denise, diciamo, di monitoraggio e di ricerca che rientra anche in un suo percorso di ricerca. E io ho preparato un PowerPoint che adesso condivido, vediamo se, ecco qua. Ok, allora, Roberta ha già, diciamo, inquadrato il timing del nostro lavoro, quindi io vi presenterò un po' il contesto del CPA e il contesto dell'attività di ricerca che abbiamo condotto e alcune parole chiave che hanno fatto un po' da confine e da pista per impostare questo lavoro. Denise vi presenterà dei dati, poi vi proporremo delle domande per la discussione un po' sulla base dei dati emersi. Allora, innanzitutto che cos'è un CPA? I CPA, che è un acronimo per Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti, sono un'istituzione recente nel sistema scolastico italiano, sono una scuola a tutti gli effetti come tutte le altre, ma anche diversa da tutte le altre, nel senso che per esempio non hanno una dimensione locale o comunale come la maggior parte degli istituti scolastici, ma hanno una dimensione provinciale. Quindi nello specifico il nostro CPA ha una sede amministrativa a Udine, sei sedi associate sparse nella provincia di Udine, dal nord di Tolmezzo al sud di San Giorgio, che è quasi sul mare, nel senso che a San Giorgio c'è un porto canale, più due sedi carcerarie, il carcere di massima sicurezza di Tolmezzo e la casa circondariale di Trieste, di Trieste, di Udine. E quindi è una situazione molto complessa, articolata, dislocata anche, e oltre a questa già sua naturale struttura articolata, dà la possibilità ai docenti di lavorare in sedi, in punti esterni alle scuole in cui siamo incardinati. Quindi noi, oltre a i sei punti ufficiali e le due case circondariali, lavoriamo in altri, quest'anno due punti, negli altri anni erano cinque, costituiti da comunità di accoglienza per minori stranieri non accompagnati, piuttosto che centri di accoglienza per migranti come il Centro Balducci. Facciamo attività di istruzione per il raggiungimento dei titoli dell'obbligo, quindi la cosiddetta terza MEX, terza media e il biennio della scuola superiore, e corsi di alfabetizzazione per gli studenti alloglotti, quindi gli studenti con background migratorio, adulti a partire dai 16 anni o in casi particolari come per esempio quello degli studenti minori stranieri non accompagnati a partire dai 15 anni. E inoltre abbiamo una serie di attività di ampliamento dell'offerta formativa che consistono di attività di formazione mirate all'innalzamento delle competenze chiave di cittadinanza, quindi le 8 competenze chiave individuate nei diversi documenti con, diciamo, diverse declinazioni dall'Unione Europea, l'ultima declinazione del 2018. Questo è il nostro lavoro, normalmente. L'anno scorso ci siamo trovati in una situazione ben particolare che diciamo, ci ha messo di fronte a diverse sfide.
E ovviamente la prima sfida è stata non abbandonare gli studenti nel periodo del lockdown, quindi mantenere un contatto anche di carattere relazionale ed educativo con i docenti e con il contesto dell'apprendimento, ma anche trovare un modo per fare sì che queste azioni volte a mantenere appunto il contatto con gli studenti, poi si trasformassero in opportunità di apprendimento e anche in elementi formalmente riconosciuti per la conclusione dei corsi. E devo dire che, contrariamente, diciamo, alle mie aspettative e un po' anche alle mie paure, i corsi, le attività si sono concluse con un buon numero di studenti che sono riusciti a concludere, ma ci hanno messo di fronte davvero a sfide, difficoltà, riflessioni, necessità di ragionare, di cambiare in corsa, e in questo ci è stato utilissimo il lavoro che ha fatto Denise, sia di monitoraggio, sia di creazione di strumenti di cui lei magari poi parlerà velocemente e che vi illustreremo velocemente nel corso del seminario. Ecco, per passare poi velocemente la parola anche a Denise, che ci presenta i dati che secondo me sono le cose più importanti poi per ragionare nella discussione, io volevo solo presentarvi alcune parole chiave che sia dal punto di vista teorico sul lato antropologico e sul lato pedagogico hanno un po' guidato la costruzione di questo lavoro e anche le azioni che abbiamo compiuto, sempre con il tentativo di tenere insieme appunto questa dimensione di ricerca e di azione, quindi la necessità di agire comunque, spesso anche di agire in fretta, senza la possibilità di dedicare molto tempo alla riflessione preliminare, ma nello stesso tempo l'attenzione a mettere in campo una serie di dispositivi che favoriscano la riflessività dei docenti e della comunità educante, in modo da ragionare non solo sui risultati, ma anche sui presupposti delle azioni e sulle implicazioni di mettere in campo determinati dispositivi piuttosto che altri. Allora, le parole chiave, vado veloce. La prima parola chiave, educazione alla cittadinanza, è un po' una mia fissa, come vi ha detto Roberta, e diciamo che io ho cercato di qui sintetizzare una definizione che è quella che riporto qui nella citazione: dal punto di vista antropologico, tutta l'educazione è educazione alla cittadinanza, perché l'educazione contribuisce a costruire la cittadinanza in termini di significati che alla cittadinanza vengono dati, in termini di diritti, di obblighi e di possibilità di prendere parte alla vita attiva nello spazio pubblico. Mi piace, diciamo, dire così che la cittadinanza non è solo uno status giuridico, quindi quando io e Denise ci riferiamo alla cittadinanza in questa chiacchierata che facciamo insieme, non ci riferiamo semplicemente allo stato giuridico o ai documenti che tra l'altro spesso i nostri studenti non hanno e proprio fanno anche, diciamo, difficoltà ad avere, quindi questo è uno degli elementi di difficoltà anche di accesso allo spazio della scuola inteso in senso formale, quindi cittadinanza non solo come stato giuridico, ma come rete di reciproci impegni relazionali dentro una sfera pubblica. Sicuramente la scuola è una sfera pubblica, sicuramente ci impegna relazionalmente, quindi come studenti e come docenti. Ci impegna tra il formale e l'informale, perché quello che questi studenti portano dentro la scuola sono tutti saperi costruiti nell'ambito di percorsi informali che hanno per contesto la vita quotidiana e che comprendono competenze relative alle lingue, alle tecnologie, ma anche allo sport, al tempo libero o alle professioni informali che devono essere riconosciuti dentro la scuola e che in un certo senso riqualificano i processi di apprendimento dentro la scuola. Quindi uno dei nodi principali che affrontiamo tutti i giorni è quello di ricordarci che per quanto
classificati come analfabeti, gli studenti che accogliamo non sono studenti tabule rase, ma sono studenti che nella propria vita personale, lavorativa, professionale, nei propri percorsi autobiografici hanno maturato una serie di competenze che in parte li hanno anche portati ad arrivare all'Italia. Spesso proprio grazie, per esempio, all'uso banalmente dello smartphone per individuare le piste sul confine orientale, ad esempio, no? E questo naturalmente produce effetti di inclusione e di esclusione, per esempio gli stessi studiati nel contesto scolastico da Willis, che è uno dei classici, diciamo, di questi studi. Quindi, e qui anche... Che cos'è? È la mia slide che parla. C'è una registrazione sotto, no? Allora, in questo senso il lavoro che abbiamo fatto si rifà a un classico ancora dell'etnografia della scuola, che è il lavoro degli Spindler sulle pratiche di osservazione sistematica dei contesti di insegnamento. Nel caso di questa etnografia classica si trattava di un'etnografia comparata, ma quello che è interessante è che questo tipo di approccio fa emergere e rende visibili tutti i tratti impliciti e profondi che sottendono le pratiche scolastiche. Quindi dietro la costruzione di un contesto di apprendimento e di una pratica scolastica non c'è solo il sapere del docente e il dispositivo didattico, ma c'è un'idea di chi è il docente, che cosa fa, c'è un'idea di chi è lo studente, che cosa fa, c'è un'idea di quello che bisogna imparare, c'è un'idea di che cosa significa essere buoni o cattivi studenti o essere buoni o cattivi docenti, e anche di qual è il ruolo sociale della scuola in termini di produzione di futuri cittadini. Vado velocissima, però nel lavoro sulle tecnologie bisogna tenere presente che il lavoro sulle tecnologie, in particolare con la nostra tipologia di studenti, che è una tipologia appunto spesso classificata come analfabeta o scarsamente alfabetizzata, è tutto un lavoro che si muove a metà tra il tema dell'oralità e il tema della scrittura, nel senso che in qualche modo le tecnologie riportano in campo un tema dell'oralità che in parte sembrava, diciamo, messo sullo sfondo. Quindi qui nelle slide io ho solo riportato alcune definizioni classiche che non sto neanche a leggervi, tranne la definizione di letterazione, cioè di processo culturale complesso che si genera a partire dall'acquisizione delle tecnologie scritturali. Letterazione come sistema cognitivo-conoscitivo, quindi, che contribuisce a costruire uno specifico modo di pensare. Quando dentro questo processo noi introduciamo il tema delle tecnologie, questo rimodula non solo il processo in quanto tale o la macchina che usiamo per scrivere al posto della penna, ma rimodula proprio il sistema cognitivo-conoscitivo e lo specifico modo con cui pensiamo la letterazione e pensiamo il mondo che poi descriviamo attraverso gli strumenti che acquisiamo, che sono quindi di scrittura ma anche di oralità nel momento in cui si usano le tecnologie. Lascio perdere Desertò perché non abbiamo tempo. Vi ricordo che ci sono veri e propri studi, non serve che lo ricordi, a una platea di antropologi sulle literacy in ambito antropologico che incrociano in parte gli studi di pedagogia, in particolare gli studi di Freire, e che ricordano come le pratiche di letterazione sono pratiche che hanno a che fare con il modo con cui i contesti in cui queste pratiche sono inseriti pensano le relazioni di potere. Quindi le pratiche di letterazione sono anche pratiche di sconferma o di riproduzione delle disuguaglianze sociali. Freire direbbe che la alfabetizzazione come atto di emancipazione
dovrebbe proprio andare ad agire su queste disuguaglianze di partenza, partendo dai contesti di vita e da quelle che sono le competenze degli apprendenti, quindi dalle famose parole generatrici incardinate, incorporate, direbbero gli antropologi, nelle pratiche di vita degli apprendenti. Quindi, se lo intendiamo così, le classi diventano proprio posti dove si negoziano linguaggi, saperi, ma anche poteri, quindi possibilità di cittadinanza, possibilità di emancipazione, oppure si negano possibilità di cittadinanza e possibilità di emancipazione. Un'altra cosa che dobbiamo tenere presente è che spesso questi processi si svolgono in contesti plurilinguistici. Cioè, le nostre classi sono classi, ma le classi in generale di tutte le scuole italiane ormai, sono classi dove i codici linguistici si incontrano, si scontrano, si moltiplicano e devono trovare uno spazio di accoglienza e di cittadinanza. Il concetto di digital literacy cerca di mettere insieme il modo con cui l'introduzione delle tecnologie trasforma il contesto della literacy e quindi lo riqualifica fino ad arrivare a definire, diciamo, le platee dei nativi digitali del modo con cui cambiano gli stili di apprendimento, gli approcci all'apprendimento per i soggetti appunto nativi che nascono con lo smartphone in mano. Vado velocissima, ma spero di poter tornare, insomma, nella discussione con voi su questi concetti. Allora, dal punto di vista antropologico, io trovo interessantissima la ricerca di Daniel Miller, Why We Post, che immagino tutti voi conosciate, che riguarda la modalità con cui i social media vengono utilizzati, una ricerca comparativa svolta in, adesso a memoria mi sembra, 12 contesti in tutto il mondo, che va a analizzare la modalità con cui le persone utilizzano i social media e anche il significato simbolico che le persone attribuiscono ai social media. L'uno di questi campi di ricerca è anche l'Italia, ma gli esiti della ricerca sono disponibili a questo sito di cui vi ho messo il link anche in diverse lingue, non tutti, ma buona parte anche in italiano. E poi ci sono diverse pubblicazioni scaricabili, sia le pubblicazioni, diciamo, generali, sia quelle che riguardano le ricerche sul campo, open access in diverse lingue. Per introdurre, diciamo, poi i dati che presenterà Denise, vi però propongo la parte della ricerca di Daniel Miller che riguarda la connessione tra social media ed educazione ed è diciamo indicata come risultato 2 delle ricerche. Adesso vediamo se riusciamo a vedere il sito. Ecco. Allora, questo è il sito dove viene, diciamo, illustrato il risultato 2, cioè le interazioni tra uso dei social media e educazione. La cosa interessante di questi esiti della ricerca riportati da Daniel Miller è che sostanzialmente gli esiti si dividono in due grandi idee sull'interazione tra tecnologie ed educazione. Da un lato l'idea che l'uso delle tecnologie ostacola l'educazione, per esempio fa perdere tempo, e questo è l'esempio di un lavoro sul campo, in uno dei due lavori sul campo fatti in Cina, per esempio, i genitori mandano i figli al pomeriggio, al doposcuola, perché ritengono che stando a casa perderebbero tempo usando i videogiochi e i cellulari e quindi perdendo delle opportunità di apprendimento. Mentre, per Laria, esempio, la, sì?
che ti interrompo, ma noi non vediamo i link che tu stai agendo. Ah, mi dispiace, perché non lo vediamo. Era solo per dirti che puoi sintetizzare a voce perché non riusciamo a Ah, condividere. ok, mi spiace. Allora vi sintetizzo a voce. Dicevo, anche io non volevo interromperti, ma gli studenti, poi sto facendo anche delle immagini che poi giro oltre al video, possono cliccare poi successivamente, andare a vedere con più calma. Ok, benissimo. Quindi, mentre per esempio in Brasile, l'esito del lavoro sul campo in Brasile dice che l'uso delle tecnologie è l'unica possibilità che le persone che vivono in contesti rurali e marginali hanno per accedere a delle opportunità di scolarizzazione. Quindi abbiamo, diciamo, due posizioni polarizzate sul senso dell'uso delle tecnologie in relazione ai contesti educativi e in particolare alla scolarizzazione, una situazione che vede le tecnologie come uno strumento di emancipazione e di possibilità di accesso, e quindi di possibilità di esercizio della cittadinanza, e l'altra invece l'altra posizione che dice che le tecnologie sono un ostacolo. E per farla semplice, queste due posizioni sono le posizioni che noi troviamo dentro la nostra scuola e che con cui ci siamo confrontati nel momento in cui abbiamo dovuto passare da una didattica totalmente in presenza e totalmente frontale a una didattica totalmente a distanza, con questa grande, diciamo, questo grande sospetto dentro la scuola, soprattutto da parte degli insegnanti, sull'uso delle tecnologie. Allora, voi mi dite che non vedete questo, quindi io adesso lo chiudo. E che cosa vedete adesso? Se mi aiutate a Vediamo te in primo piano. vediamo me, vedete me, perfetto. Allora, noi eravamo, allora torniamo alla slide. Avete il link, quindi potete vedere un po' gli esiti che io vi ho descritto così velocemente. E con, diciamo, questo velocissimo inquadramento generale di parole chiave e di problematicità, passerei la parola a Denise che ci racconta un po' i dati che ha raccolto. Va bene, allora anch'io condivido lo schermo perché ho preparato un PowerPoint. Si vede? Sì, si vede Denise, Si vede. basta sì che lo riesci a fare presentazione, che si ingrandisce, ecco, va benissimo. Ecco, allora io prima di presentare i dati volevo fare un'introduzione, sta forse esposto questo, non so se voi lo vedete, lassù, una introduzione generale che riguarda un po', la ricerca che ho condotto in questi 3 anni. Come avete detto prima, io sono un'insegnante del Centro Provinciale dell'Istruzione degli Adulti di Udine, ma sono anche una dottoranda di ricerca del FISPA di Padova che è giunta, si spera, alla fine di questo lungo e intricato percorso. Il tema della mia ricerca era principalmente l'utilizzo delle tecnologie digitali da parte dei migranti e in particolare l'utilizzo dello smartphone. E voglio iniziare questa mia riflessione con questa immagine che ha vinto il premio World Press Foto dell'anno 2014, dove potete vedere dei migranti che sono arrivati nel paese di destinazione e con il loro smartphone cercano campo, probabilmente per comunicare ad amici e parenti che il viaggio, insomma, è andato bene. E c'è una frase che ho letto, detta da, appunto da un migrante mentre leggevo appunto articoli che riguardavano appunto questa ricerca, ed è la casa è dove il wifi si connette automaticamente. E mi sembra molto rappresentativo dell'importanza che le tecnologie, le connessioni, in generale la connettività digitale intesa come combinazione di smartphone, internet e social media
abbia nella vita dei migranti, tanto che l'Unione Europea l'ha definita proprio un punto di svolta. E la migrazione esiste, insomma, fin dall'inizio della storia dell'umanità, ma quello che ha caratterizzato la crisi del 2015, che ha visto riversarsi in Europa praticamente 1 milione di rifugiati, è il fatto che sia avvenuta in un'epoca completamente digitale. All'inizio questo ha lasciato forse un po' sorpresi e ha fatto nascere parecchie critiche per il fatto appunto che questi migranti che arrivavano in Europa e che erano considerati dei poveri e bisognosi d'aiuto avessero invece degli smartphone, come dicevano, di ultimo modello. Un articolo del 2015 su Independent, un quotidiano inglese, proprio per sfatare queste idee, queste opinioni, titola proprio: sorpreso che i siriani abbiano gli smartphone, mi dispiace dirtelo, ma sei proprio un idiota. Questo perché anche in un paese dal reddito medio-basso come la Siria, la penetrazione dello smartphone era di 87 dispositivi su 100 persone. I dati del 2020 dell'agenzia We Are Social confermano la grande penetrazione delle connessioni di telefoni mobili, che sono il 103% della popolazione mondiale, quindi più connessioni che abitanti. Quindi lo smartphone non era un lusso, che veniva considerato da molti appunto un lusso, effettivamente non lo era, ma leggendo la letteratura ho trovato diverse definizioni tratte appunto da studi che sono fatti sui migranti, da interviste, quindi parole che i migranti stessi hanno usato per descrivere questo dispositivo. Quindi uno strumento essenziale, un facilitatore, essenziale per il migrante del XXI secolo, importante come il pane e l'acqua, un'ancora di salvezza. Lo smartphone ha infatti avuto un ruolo fondamentale in tutte le fasi della migrazione, quindi prima, nel momento in cui le persone decidevano di intraprendere il percorso migratorio, durante il percorso migratorio, e questo in certi casi mi ha anche molto sorpreso perché per esempio ho letto che questi migranti, una volta arrivati a destinazione, hanno creato dei gruppi Facebook che poi sono stati utilizzati da altri migranti per evitare di mettersi nelle mani di trafficanti, e che i trafficanti stessi hanno usato Facebook per pubblicizzare i loro servizi come fossero in effetti delle agenzie di viaggio. Quindi questo ruolo dei social media ha assunto veramente un'importanza veramente rilevante. E quindi il migrante del XXI secolo è stato definito da diversi autori con termini diversi, ma che sostanzialmente dicono un po' tutti la stessa cosa, quindi connesso, online, mediatizzato, smart o digitalmente connesso. Questa idea del migrante che appunto è connesso viene introdotta per la prima volta da Dana Dibinescu, che è una sociologa di Paris Telecom in Francia, e lei introduce l'idea, mette in discussione che l'idea che la migrazione sia sempre caratterizzata da elementi di rottura e di sradicamento. Proprio per il fatto, proprio per l'intervento e la diffusione delle tecnologie, possiamo dire che i migranti sono caratterizzati da forme multiple di presenza a distanza, cioè sono qui e là allo stesso tempo, proprio perché le tecnologie consentono di mantenere i contatti con la terra d'origine e anche con le comunità diasporiche, ma d'altra parte fanno da ponte per l'integrazione nella società d'accoglienza. Quindi a partire da questa definizione, De Delco successivamente parla appunto di migranti online, che sono i nuovi, diciamo così, protagonisti della modernità e che incarnano delle mutazioni che sono dovute a due fattori cruciali: da un lato appunto la mobilità e dall'altra la diffusione delle tecnologie. Un'altra definizione è quella in ambito olandese di migranti smart, dove con smart si fa riferimento non solo allo smartphone, ma all'idea di
intelligenza, smart come intelligente, proprio per la capacità dei migranti di utilizzare lo smartphone per avere a disposizione delle informazioni che poi gli consentano delle strategie intelligenti per il loro spostamento. E in questa diapositiva viene riassunto un po' quella che è qual è la potenzialità dello smartphone all'interno della migrazione. Quindi, come dicevo prima, lo smartphone per preparare la fase pre-migratoria, ma anche lo smartphone nella fase in cui il migrante si trova nella società d'accoglienza e dove le potenzialità che lo smartphone ha, quindi non lo so, il GPS, la telecamera, il video, tutte queste possibilità ne fanno una piattaforma ideale per avvicinarsi alla società d'accoglienza e per apprendere anche al di fuori di quelli che sono i contesti formali. Quindi creando un ponte, idealmente, tra la dimensione formale e informale dell'apprendimento, che ha luogo anche attraverso attività di learning by doing o learning by experience, quindi ricercando, esplorando e cercando di migliorare appunto la conoscenza della società d'accoglienza e anche allo stesso tempo l'opportunità di partecipare a delle di cogliere delle opportunità, come ad esempio nel caso del lavoro o dell'apprendimento. E un'altra cosa, ma qui passo veramente velocemente, è il fatto che questa generazione di migranti che noi abbiamo, e vedremo dopo dai dati, che è una generazione relativamente giovane, rientra in quelle categorie che sono state insomma introdotte prima da Prensky con l'idea di nativi digitali, parlando di persone che sono cresciute proprio in un ambiente ricco di stimoli di questo tipo, Net Generation, Homo Sapiens in ambito olandese o Screen Generation in ambito italiano, con una definizione usata da Rivoltella. Il fatto che le persone siano nate e cresciute in questi ambienti caratterizzati da una forte presenza di tecnologie digitali ha delle implicazioni anche sul loro modo di apprendere. E quindi anche a questo la scuola in qualche modo si deve avvicinare. Entro adesso più dettagliatamente nell'indagine che ho svolto presso il CPA di Udine. L'indagine è cominciata nel 2018 e aveva lo scopo proprio di indagare l'uso dello smartphone da parte dei migranti che frequentano i corsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana. Hanno partecipato 140 persone su 1162 iscritti, quindi circa il 12% del totale degli iscritti. E si è deciso di dare un questionario di tipo cartaceo proprio perché non si volevano escludere dall'indagine coloro che magari non possedevano appunto lo smartphone o non avevano la possibilità di collegarsi per compilare un questionario online. Il questionario è stato semplificato quanto più possibile, quindi perché ha interessato gli studenti che frequentavano i corsi di livello A1 e A2, quindi livelli linguistici piuttosto bassi. Quindi la lingua ha cercato di riprodurre quelle che sono le competenze che vengono richieste a livello iniziale, quindi delle domande che cercavano di non metterle in difficoltà, molto semplici, e poi l'insegnante di classe che ha partecipato insomma alla somministrazione e io come ricercatrice abbiamo cercato di dare delle indicazioni per la compilazione delle parti che risultavano magari più difficili. L'età media dei partecipanti è di circa 34 anni, si abbassa se pensiamo ai soli maschi, però questo era un periodo in cui la parte di quelli che possiamo chiamare migranti forzati era circa un terzo e quindi questa componente della migrazione è costituita generalmente da giovani, in quel caso insomma lo era, afghani e pakistani, generalmente maschi, perché la componente femminile della migrazione forzata è, diciamo, abbastanza ridotta nel totale.
qui andrebbe aggiunta, vabbè, una discussione magari sul fatto di cosa intendiamo per forzati o volontari, ma in questo momento lo lasciamo. Comunque i dati sono questi, quindi il 95% degli studenti possiede lo smartphone, il 5% che non lo possiede è costituito da donne, e questo è un dato che andrebbe approfondito in qualche modo, perché appunto io ho provato a vedere le caratteristiche di queste persone, sono molto varie, alcune anche delle donne abbastanza giovani che ci si può chiedere come mai non ce l'hanno. Io ho fatto questa domanda, loro mi hanno detto perché usano quello del marito, e in altri casi donne di età più avanzata che magari forse anche in Italia non possiederebbero uno smartphone, quindi non è un dato particolarmente rilevante. Quindi lì però sarebbe interessante approfondire se c'è una dimensione di genere legata appunto al possesso del device. E lo smartphone viene usato moltissimo sia per la ricerca delle informazioni sia per imparare l'italiano. Le percentuali sono abbastanza vicine, 93-94%. È stato poi chiesto che cos'è lo smartphone per te, e qui sono uscite delle cose, diciamo, abbastanza interessanti. Allora, questo cloud riproduce un po' quelle che sono le risposte, e la grandezza del termine è relativa al numero di volte che il termine è apparso nelle risposte. Come vedete, importante è molto grande, ma questo forse è dovuto anche al fatto che, come dicevo prima, le competenze linguistiche di questo livello sono abbastanza limitate, quindi è difficile che possano trovare delle cose un po' più particolari. Però, come vedete, comunicare, famiglia, parlare sono molto presenti. Qualcuno ha usato anche dei termini come cuore, che vedete qui, ma anche adesso, eccolo qua, moglie, amico. Quindi lo smartphone in qualche modo sostituisce un po' una relazione che non c'è o che non sono ancora riusciti a ricreare. E qualcuno ha detto anche una droga. Una seconda parte dell'indagine ha riguardato poi l'utilizzo dello smartphone relativamente alla società d'origine, come dicevamo prima, con la quale i migranti tengono i contatti, solitamente sono interessati a sapere come sta la famiglia o cosa succede nel paese, e poi quella verso la società d'accoglienza. Prima di vedere i dati, però, volevo dire che un dato, poi io qui non l'ho riportato, ma che una percentuale piuttosto alta delle persone che sono state intervistate si trovavano in Italia da pochissimo tempo, quindi da meno di un anno, in particolare la categoria di profughi e rifugiati, per cui non c'è stato neanche il tempo materiale di riuscire ad instaurare dei rapporti che siano significativi. Quindi lo smartphone viene usato moltissimo, come si può vedere qui, per parlare con la famiglia e con gli amici, non nella chiamata classica, ma con questi servizi VoIP, quindi per esempio Skype. E l'email non è usata affatto, quindi c'è proprio veramente quasi nessuno ha dichiarato di usare l'email. Quindi se vedete qui abbiamo quasi un 84% tra molto e moltissimo. Meno interessati, ma comunque interessati ad avere notizie dal paese d'origine. Per quanto riguarda invece la società dove sono arrivati, in questo caso l'Italia, i contatti con gli italiani sono abbastanza buoni, cioè abbastanza alti, per una percentuale che supera il 50%, però i contatti che loro hanno sono essenzialmente, in molti casi insomma hanno dichiarato così, con per esempio volontari, maestri, persone che si occupano della loro educazione e della loro introduzione. Solo per persone che sono da più tempo in Italia i contatti sono per esempio anche con vicini di casa o amici che si sono creati qua in Italia. Sono abbastanza anche interessati a sapere cosa succede in Italia, quindi abbiamo anche qua un 55%, e quindi diciamo che in generale l'idea che viene data è di un utilizzo abbastanza assiduo dello smartphone. Adesso questo dato non l'ho riportato, ma più del 50% risulta un utilizzatore forte di internet, quindi sta online più di, mi pare, 3 ore al giorno. E poco vengono usati, per esempio, viene usato poco per
giocare, quindi per i videogiochi, e un dato che a me ha stupito: vengono usati anche poco per fare delle fotografie, mentre io pensavo che qui avremmo avuto un dato alto perché magari uno vuole mandare a casa, non so, delle prove del fatto che sta bene. Però a questo proposito mi hanno detto che sono stati in un certo modo, alcuni almeno, scottati un po' dall'esperienza, perché nel processo migratorio spesso è successo che magari ai posti di blocco o quando hanno incontrato la polizia veniva chiesto il telefono, veniva chiesto di poter accedere a Facebook, all'archivio di foto, e quindi questo poteva dimostrare, per esempio, anche nel momento dell'arrivo in Europa, qual era il primo paese in cui sono entrati, oppure altre informazioni sulla famiglia. Quindi forse questa potrebbe essere una motivazione. Come ho detto prima, molto viene usato per cercare informazioni e appunto, come vedete qui, il tipo di informazioni che cercano, a parte appunto i mezzi di trasporto per muoversi, sono informazioni relative alla possibilità di formazione, possibilità di lavoro e i processi che riguardano il permesso di soggiorno. Quindi queste percentuali sono piuttosto alte. A questo riguardo forse va messo in evidenza l'importanza che dell'acquisizione di competenze digitali come mezzo per accedere e facilitare la partecipazione e il contatto alle istituzioni che propongono, alle agenzie che propongono appunto, per esempio, possibilità di lavoro o di formazione, o, visto che adesso moltissimo succede online, anche per il permesso di soggiorno, anche la semplice iscrizione al CPA in questo momento, o l'iscrizione agli esami della prefettura. Quindi lo sviluppo delle competenze digitali da utilizzare poi anche in questo modo nell'ambiente informale è veramente molto molto importante. Un'ultima diapositiva, un'ultima slide riguarda l'apprendimento dell'italiano. Anche qui, vabbè, il primo penso verrebbe in mente anche a noi: quando andiamo all'estero usiamo lo smartphone soprattutto per la traduzione, quindi quando non capiamo qualcosa, quindi questo è usato in maniera, diciamo, importante, ma anche per migliorare abilità d'ascolto e abilità di lettura, la pronuncia, e alcuni, quindi quasi 30%, anche per seguire dei corsi online. Le abilità che vogliono sviluppare sono essenzialmente il parlato e l'ascolto. Leggere e scrivere sono delle abilità residuali. Alla domanda poi se volessero avere delle ulteriori opportunità di apprendere l'italiano, la maggioranza ha risposto di sì e ha indicato anche le modalità, per una metà, ha indicato le modalità digitali come una delle possibilità. Quindi anche questo messo in relazione al fatto che i CPA dovrebbero offrire almeno un 20% in una situazione, diciamo, ordinaria, non di emergenza, un 20% di attività da fruire online, mi sembra sia un dato, insomma, di una certa rilevanza. Seguono i trend, diciamo, normali, l'uso di social media e app. Usatissimo WhatsApp, con più del 95%, ma altrettanto usati YouTube, Facebook e Messenger. Ecco, quindi questa è un po' la situazione che emerge dalla ricerca. E quindi per il momento mi fermerei qui per lasciare poi la parte relativa agli insegnanti al secondo momento. Ok, prendo la parola io un attimo, Roberta. Sì, sì. Allora, grazie, perché siete stati in un tempo perfetto. E moltissimi spunti, moltissime informazioni veramente preziose da persone interessate alla migrazione. Io seguirei un po' quanto avevamo. Vediamo uno schermo, però un salva schermo credo di Denise. Cerco di togliere.
Allora, io darei a questo punto la parola all'aula virtuale in presenza per le domande. Quindi ricordo che adesso abbiamo presentato i dati sostanzialmente della prima parte, non di questa ricerca, quindi le tecnologie viste dal punto di vista degli studenti, che in questo caso sono prevalentemente giovani adulti, stranieri, dei CPA, con tutta la complessità che ci avete ben descritto. Io seguo, faccio attenzione ai, diciamo, alle prime domande, volevo però fare una precisazione. Intanto la domanda che avete fatto durante la presentazione per quel che riguarda le slide, se è possibile avere le slide, ovviamente io non vi ho risposto perché non stava a me rispondere, e vi prego anche di aspettare per delle domande anche di questo tipo nel momento che, al momento che dedicheremo alle domande, alla discussione. Comunque Flavia Virgilio ha già detto che lascia a disposizione le sue, io per gli studenti le inserirò nelle risorse virtuali, mentre le slide di Denise Tonelli, se ci dà l'opportunità anche lei di distribuirle, anche quelle le inserirò nelle risorse virtuali. Quindi però ecco, vi prego di aspettare proprio quel momento dedicato a domande anche di questo tipo, che sono poi domande tecniche. Mentre c'è Gabriella Melli che vorrebbe fare una domanda, allora anche qui potete alzare la mano, potete se preferite farla attraverso chat per iscritto, io personalmente preferirei a voce perché rende un po' più calda e più dinamica l'interazione anche con le relatrici. Quindi Gabriella, se vuoi prendere la parola e fare la tua domanda. E posso, Roberta, sì. Roberta, posso aggiungere due cose un attimo a quello che abbiamo detto? Sì, sì. Se non vi dispiace, nel senso certo. Che... allora, ricondivido lo schermo. Dunque, il percorso che abbiamo cercato un po' velocissimamente di delineare rispetto alla nostra esperienza con l'insegnamento dell'italiano le due e con come questo si intreccia con le competenze digitali degli studenti, ci porta un po' a ragionare su proprio il significato del lavoro che facciamo a scuola. E per, diciamo, offrire un ulteriore spunto di discussione anche per sollecitare le domande, mi sono permessa di riproporre le metafore che Piaseri utilizza nel numero ormai quasi storico sulla scuola. Mamma mia, ecco. Queste slide erano con la registrazione. Allora, solo per dire che, come ci dice Piaseri utilizzando le metafore di Sorokin, la scuola può essere un ascensore sociale, un setaccio e una barriera. Le tecnologie possono, diciamo, contribuire a ridurre le maglie del setaccio o ad allargare le maglie del setaccio, ad alzare le barriere o ad abbassare le barriere. Dipende non solo dalle competenze degli studenti, ma anche dalle modalità e dalle pedagogie implicite degli insegnanti sull'uso delle tecnologie e dai contesti in cui poi l'implementazione delle tecnologie avviene. Quindi diciamo che il nostro lavoro delle tecnologie, sulle tecnologie, ha come sfondo questa idea di quanto le tecnologie, a seconda di chi le utilizza e come le utilizza, possono facilitare o possono ostacolare sia l'accesso ai contesti di apprendimento, sia agli esiti dell'apprendimento, sia in termini di conoscenze, sia però anche in termini di empowerment degli apprendenti. Ecco, grazie. Era solo per aggiungere questa precisazione. Grazie. Io vorrei dire delle cose, ma voglio lasciare spazio a perché noi potremmo anche farlo dopo, in un altro momento, quindi ai partecipanti. Quindi prima avevo chiamato Melli, Gabriella, che voleva fare una domanda. Quindi Gabriella, se vuoi accendere il microfono e farla direttamente.
Sì, non ho una connessione buonissima, ma riesco a sentirvi. Un po' mi ricollego appunto alle ultime cose che sono state dette, cioè è un po' una provocazione in realtà. La mia domanda è, a volte l'uso di una tecnologia come uno smartphone possa creare... Scusa, ti sentiamo molto male, potresti chiudere... ...un processo di inclusione e integrazione. Molto spesso mi sono... dei migranti di altre... Scusa Gabriella, siccome non ti sentiamo, forse è meglio se la scrivi perché non riusciamo a sentirti, mi spiace. Bene, provo a scriverla. Grazie Gabriella, grazie. Nel frattempo, ovviamente Gabriella avrà bisogno di un momento per scrivere, se qualcun altro vuole intervenire, anche qui in aula ovviamente, e vi invito a venire vicino al microfono in questo caso. Posso fare una domanda io per rompere il ghiaccio, anche se non sono più studentessa? Allora, una delle cose che mi ha colpito, questo studio è iniziato nel 2018, pre-Covid, era la, come dire, la rappresentazione del cellulare come buono o cattivo, no? I dati che avete illustrato fanno vedere non solo un cellulare buono dal punto di vista degli studenti con background migratorio o comunque migranti, ma super buono, nel senso che è un oggetto fondamentale. Invece, prima della DAD, del Covid, ricordo le polemiche sul fatto che gli insegnanti che toglievano il cellulare nell'entrata in classe, cioè obbligavano a, quasi fosse un oggetto impuro, no? Direbbe Mary Douglas, qualcosa che contamina una zona sacra del sapere, quindi la proiezione nella scuola, nell'ambiente scuola, senza adesso entrare negli insegnanti che immagino li vedremo nella seconda parte, era invece che il cellulare è cattivo sostanzialmente. E mi chiedo se dal punto di vista dei migranti loro hanno idea di, come dire, entrando in questo mondo che non è solo quello italiano, ma soprattutto nella scuola, che è un produttore di idee, pensieri, pratiche, hanno idea di quanto venga visto in maniera negativa il cellulare? Potete confermare questa contrapposizione, come dire, di visioni, soprattutto nella fase pre-Covid, perché è chiaro che adesso siamo tutti obbligati a utilizzare il cellulare, ma mi chiedo, c'è questa contrapposizione e soprattutto se gli studenti migranti hanno idea che questo sia un oggetto inviso, non così amato e non quasi pericoloso dal punto di vista della scuola classica, no? Ma io dico qualcosa, poi magari interviene anche Denise. Allora, sicuramente c'è questa contrapposizione. La contrapposizione gli studenti la vivono, che siano adulti con background migratorio o che siano studenti dei licei, proprio, o perlomeno sicuramente l'hanno vissuta fino alla... fino a prima dell'emergenza Covid, proprio attraverso questa regolamentazione che in quasi tutte le scuole si traduce in una esclusione dell'uso dello strumento a scuola, che ricalca un po' quella visione che la ricerca di Miller aveva messo in evidenza, per esempio, nei contesti delle famiglie cinesi, no? Cioè lo smartphone sostanzialmente fa male e fa perdere tempo. Quindi diciamo che venga dichiarato o che non venga dichiarata, sicuramente questa è una delle idee che guidano l'azione dei docenti, che hanno guidato l'azione dei docenti. Tant'è che, sì, dico due aneddoti, poi lascio la parola anche a Denise, che
ha anche altri dati raccolti oltre a quelli che ha presentato e quindi avrà, diciamo, opinioni più circostanziate. L'anno scorso, quando io sono arrivata come dirigente al CPA, una delle cose che avevo in mente era che bisognava implementare questa parte della formazione a distanza che è obbligatoria per norma. Quando ho tentato di dirlo ai docenti, che comunque sono tutti docenti che da anni lavorano nel CPA e che quindi dovrebbero essere gli attuatori della norma, ho capito che c'era una barriera altissima nei confronti di questa, dell'uso delle tecnologie nella scuola, per cui mi sono detta, beh, forse il primo anno forse non è l'anno giusto per fare questo passo. Poi ci siamo trovati a farlo da una giornata all'altra. Ma, diciamo, a parte pochi casi di una certa propensione personale all'uso delle tecnologie, la prima reazione che i docenti hanno avuto è stata non si può fare niente. La seconda reazione è stata inviamo delle mail con dei PDF, che è esattamente un tentativo in un contesto totalmente cambiato di riprodurre la lezione frontale. Cioè io non te la posso recitare, allora te la mando da leggere. L'impatto di questa cosa su persone che usano quasi esclusivamente lo smartphone, capite che è devastante. Quella modalità di proporre la didattica a distanza innalza le famose barriere di cui parla Piasere e produce un effetto di esclusione, perché lo smartphone che non ha, cioè, scusate, l'apprendente con background migratorio che non ha a disposizione una stampante, che non ha a disposizione un computer, non potrà mai stampare 50 pagine di esercizi di grammatica italiana per poterli fare e rispedirteli compilati in modo che tu li possa correggere. Quindi quello che dal punto di vista del docente era un'azione, diciamo, di didattica a distanza, dal punto di vista dello studente, considerato il contesto, era una vera e propria azione di esclusione, di impedimento all'apprendimento. Quindi sicuramente questa cosa è molto presente, sicuramente è stata presente nelle azioni che abbiamo fatto ed è stato molto difficile transitare, diciamo, verso altre modalità di lavoro. E in questo proprio il monitoraggio, il lavoro che abbiamo fatto e i dati che avevamo che supportavano l'idea di produrre proposte didattiche basate sullo smartphone, in un certo senso ci hanno aiutato a rompere questa resistenza. Però Denise magari ha delle altre cose da aggiungere. No, io volevo solo dire questo, che secondo me gli studenti facevano fatica a capire che non dovevano usare lo smartphone in classe, per esempio. E hanno dato a noi insegnanti più volte la prova che lo smartphone poteva essere utile. Mi ricordo per esempio i corsi per i rifugiati che avevamo a Palmanova, dove c'erano afghani e pakistani che dicevano pochissime parole, ma ci mostravano delle applicazioni delle quali noi non eravamo a conoscenza e che ci permettevano di comunicare a un livello di base. In più, quelli che erano residenti da più tempo, io adesso ho delle foto, delle schermate dei loro cellulari, che sarebbe interessante vedere, per vedere che tipo di applicazioni loro hanno. Adesso vedo se riesco a recuperare, poi la mostro, le mostro. Dove addirittura hanno scaricato in questo ibrido tra formale e informale delle app per studiare l'italiano, ma per esempio anche lì dei siti dei quali erano delle app dei quali non era conoscenza, dove si trovano le migliori offerte nei supermercati della regione, per esempio, no? Quindi il macellaio che costa meno, dove c'è questa settimana l'offerta della frutta, e in più ancora un numero veramente ampio di app, anche a sfondo religioso, per esempio, per ricordare a che ora devono pregare gli studenti musulmani, ma veramente tantissime, vocabolari online, delle cose veramente... E quindi quando noi gli dicevamo, soprattutto non a questo tipo di studenti, ma a quelli che per esempio frequentavano i corsi dell'ex terza media, il cellulare sta fuori dalla classe, questi erano veramente stupiti.
perché lo vedevano come un mezzo che li poteva aiutare nel momento dell'apprendimento, partendo proprio dalla semplice traduzione o dal fare la fotografia alla lavagna dove c'è scritto appunto, non so, la spiegazione grammaticale. Ecco, una cosa veloce, non voglio rubare spazio che sono arrivate delle domande. Dicevo, a ulteriore sostegno di quanto dite, senza andare a guardare necessariamente agli studenti con background migratorio, gli studenti, tra virgolette, comunque italiani, ecco, hanno raramente programma Word e nemmeno Acrobat, per cui il problema si è riproposto anche per gli studenti che non hanno questo background migratorio, perché tendono a utilizzare in questo caso più WhatsApp o le app. Quindi era solo per dire che questo è un tema rilevante, un tema molto importante nella scuola. Darei la parola, non so se Gabriella è riuscita a scrivere, però c'è Francesca Rossatti nel frattempo che ha una domanda, quindi do la parola a Francesca. Salve, mi sentite? Sì. Ok, allora avrei una domanda perché io tra poche settimane dovrei iniziare un tirocinio al CPA della mia città e diciamo sarebbe un tirocinio per tesi nel quale io vorrei un po' studiare appunto l'utilizzo delle tecnologie, esattamente questo è il tema di questa della mia tesi e di questo workshop. E allora mi chiedevo, ancora prima di cominciare, quanto il proporre come attività, diciamo, secondaria un po' all'insegnamento in classe, quindi magari nel pomeridiano, nel tempo libero, l'utilizzo dello smartphone per l'apprendimento linguistico dell'italiano L2. Perché il dubbio che vorrei proporre è quello di utilizzare lo stesso metodo per apprendenti di classi che ovviamente sono molto diversi fra loro, perché immagino che in una classe, ad esempio, di A2, livello A2, ci siano apprendenti adulti, magari in età avanzata, apprendenti molto giovani, alcuni poco scolarizzati, poco alfabetizzati, altri più alfabetizzati. Quindi mi chiedo se lo smartphone potrebbe essere, diciamo, di supporto a tutti o magari un ostacolo invece, perché oltre a dover apprendere l'italiano ci si può trovare magari in difficoltà con la tecnologia stessa dell'usare le applicazioni. Penso per esempio ai miei genitori che con le applicazioni dello smartphone sono molto in difficoltà, quindi invece di essere di aiuto potrebbe essere diciamo una difficoltà aggiunta. Quindi appunto la domanda sostanzialmente è se il proporre lo smartphone può andare bene in tutti i casi o se sarebbe meglio valutare caso per caso e proporre attività diverse con i diversi apprendenti. Questo. Allora, se posso rispondo io. Allora, uno dei vantaggi dello smartphone è quello che possiamo personalizzare il percorso. Cioè, noi non diamo a tutti gli apprendenti la stessa app o lo stesso esercizio, ma possiamo dare delle risorse diverse. E a questo scopo, per esempio, al CPA di Udine noi abbiamo creato una specie di archivio di risorse. Nel nostro caso l'abbiamo inserito all'interno di un blog che comprende livelli diversi, difficoltà diverse, dalle quali si può prendere in base alle necessità. Quindi per uno studente un certo tipo di esercizio, per un altro uno diverso, proprio perché nella classe abbiamo degli studenti di livelli diversi, background diversi, capitale culturale diverso, cioè che per esempio non parla ma è laureato nel suo paese d'origine, quindi magari ha una facilità più grande a utilizzare questo smartphone, e poi in generale abbiamo una popolazione, come ho detto prima, abbastanza giovane. È chiaro che nei casi, come è successo quando ho dato il questionario, che c'è una signora di 76 anni che frequenta i corsi, ecco, magari forse è meglio proporle un PDF in quel caso, non lo so. Però ecco, diciamo, nella media è possibile personalizzare il percorso proprio proponendo delle risorse diverse. Meglio se appunto uno ha a disposizione un archivio dove pescarle o dei link, posso dire tu puoi seguire questo corso già confezionato o tu puoi fare quest'altra cosa. Perfetto. E questi link, questi diciamo fondi dai quali attingere, si possono trovare in internet o da qualche parte o ci sono, non so, testi?
Allora, noi abbiamo cercato di raccogliere, chiedendo ai docenti che lavorano nei corsi di alfabetizzazione, quali link loro utilizzano per normalmente. Quindi abbiamo creato all'interno del blog, il blog è comunque visibile e aperto, quindi è cpasmart.blogspot.com, e lì si possono trovare una sezione dove ci sono appunto i link a dei siti preesistenti che possono essere, non so, anche quello dell'Università di Siena o quant'altro, e in più ci sono materiali che sono stati creati dagli insegnanti, quindi tutto materiale originale al quale si può appunto ricorrere, sia relativo alle unità di apprendimento tradizionali del percorso A1 A2, sia relativo alla cittadinanza, ma anche proposte per il tempo libero, canzoni, di tutto, insomma. Perfetto, molte grazie. Roberta? Il microfono. Dicevo, Alessandro Ferrara ha scritto: l'invio della mail corrisponde, come si è visto dallo studio, ad una preparazione tecnologica obsoleta, quindi forse più che una volontà di riproporre una lezione frontale, un imbarazzo di fronte a nuove modalità tecnologiche. E questo apre, un po' l'avevate accennato anche voi, l'altra questione della distanza che si crea tra figure docenti e, se vogliamo, anche al tema della discontinuità culturale, quindi al bisogno di dare spazio a delle risorse, a una formazione diversa anche per il corpo docente. Non so se vuoi, se volete, se ci sono i tempi, soprattutto Roberta, tu che stai tenendo il tempo, ci sono poi altre domande, quindi... Allora, c'è la domanda di Gabriella Melli che l'ha scritta. Io direi, se rispondete ancora a questa, poi passiamo alla seconda parte, che invece prevede la presentazione del fronte docenti, per così restiamo nei tempi perfettamente. Abbiamo ancora 5 minuti per questa discussione, poi voi riprendete i dati e ci resta mezz'ora finale ricca per discutere. Allora, Gabriella Melli, povera che non riusciva a connettersi, dice: quanto le nuove tecnologie costituiscono un mezzo di inclusione? A differenza dei migranti del passato, costretti da un'immersione quasi totale nella cultura di arrivo, le persone che si stabiliscono fuori dal paese di origine hanno la possibilità oggi di continuare a comunicare con i propri cari, fruire di audiovisivi, notizie e quant'altro si produca nel paese. Se in passato il migrante era quasi costretto a integrarsi, oggi le nuove tecnologie ostacolano in qualche modo un processo di conoscenza e fruizione attiva nel contesto d'arrivo? A me viene in mente, leggendo la domanda, un articolo di Lers e Ponzanesi, ricordo, che parlano di incapsulamento e cosmopolitizzazione. Quindi che effettivamente le tecnologie possono, da un lato... Non ti sentiamo più, Denise. Dicevo che da un lato le tecnologie quindi possono portare a questo fenomeno che dice Gabriella, quindi quello di chiudersi in un mondo ristretto dove i contatti sono solo con gli appartenenti alla loro comunità di origine. Però, voglio dire, questo avveniva anche al di là delle tecnologie. Basta pensare alle comunità turche in Olanda, per esempio. Cioè, cito l'Olanda perché è un paese del quale ho maggiore esperienza, o le comunità marocchine che per anni hanno continuato a vivere in delle sorte di enclave senza una grande integrazione nel paese d'origine, parlando a casa la lingua madre, crescendo i figli secondo delle norme culturali del loro paese d'origine. E quindi creando anche degli scompensi abbastanza grandi in questi giovani che si trovavano a vivere tra due riferimenti culturali molto diversi, quello dell'Olanda estremamente aperto e quello di culture, per esempio, arabe più chiuse. Questo ha poi portato anche a dei problemi di origine di tipo sociale, quando appunto questi giovani che non si trovavano, non si riconoscevano più nell'uno o nell'altro sistema, sono entrati, in giri poco, cioè in giri non legali, criminalità, vandalismo, questo tipo di atteggiamenti provocatori per fare in qualche modo sentire la propria presenza. Sì, se posso aggiungere una cosa velocissima,
quello che abbiamo potuto vivere dentro le scuole con il tema della didattica a distanza e dell'emergenza Covid è stato il fatto che le tecnologie, l'uso delle tecnologie, quindi il nuovo contesto didattico che si è creato, il nuovo ambiente di apprendimento che si è creato, hanno fatto da evidenziatore e da amplificatore di alcune potenzialità e di alcune criticità che già la scuola italiana viveva. Quindi il tema dell'inclusione è un tema che non ha solo a che fare con il fatto di avere o non avere lo smartphone, ma per esempio ha a che fare con il fatto di vivere in un luogo dove c'è una rete di connessione che consente una connessione stabile, oppure vivere nelle valli del Natisone, in una parte marginale della nostra regione dove è impossibile connettersi. Quindi alla fine la questione della DAD e delle tecnologie mettono in evidenza delle fragilità del nostro sistema scolastico, ma in generale del nostro sistema paese, su tanti temi, e sono quindi un'occasione di riflessione un po' a 360 gradi, anche al di là, diciamo, di quello che è la questione della didattica. Ho visto che c'era un'altra domanda sulla questione dell'invio dei file PDF, no? C'erano due riflessioni sull'invio dei file PDF. Allora, l'invio dei file PDF ha sicuramente a che fare con le competenze tecnologiche degli insegnanti, ma ha a che fare anche con un'idea di apprendimento che è un po' incarnata nell'uso del libro. Quindi da una parte c'è, è vero, la scarsa forse familiarità degli insegnanti con certi tipi di tecnologie, ma dall'altra c'è anche l'idea che imparare significa leggere dei libri o ascoltare qualcuno che ti spiega i libri che poi tu leggerai a casa. Quindi l'uso delle tecnologie in un senso aperto che incrocia l'uso autonomo delle tecnologie va a rompere questo schema, che è uno schema di interazione, di potere, anche di idea, di trasmissione della conoscenza, che ha a che fare con il fatto che l'insegnante è sopra e sa, e lo studente è sotto e impara. Mi sono permessa di mandare un articolo che riprendeva un po' quello che diceva adesso Flavia di Prensky, che prima è stato citato, technology come la tecnologia come qualcosa che amplifica sia le buone pratiche che le cattive pratiche. Ecco, poi se qualcuno magari lo vuole mi può scrivere, glielo posso anche girare, perché può essere anche difficile scaricarlo attraverso JSTOR. Quindi direi che possiamo riprendere, Roberta, che dici? Sì. No, mi è venuto in mente da Prensky, che un po' era, per chi ha più anni, la polemica con Popper, la cattiva maestra televisione, cioè alla fine il mezzo chiaramente diventa anche una contesa, no? fra intergenerazionale sull'utilizzo e l'apprendimento, che implica, come diceva credo Flavia, ma anche Denise, delle modalità cognitive diverse. Quindi la ripresa di Ong, secondo me, è ancora un fondamentale testo quando parla di oralità di ritorno, che è un libro ormai degli anni 80, se non sbaglio. Quindi è incredibile come anticipasse già delle cose che adesso ci sono capitate. Quindi in qualche modo l'accelerazione del Covid ha obbligato, messo con le spalle al muro, una generazione che ha anche delle differenze d'età notevoli rispetto agli studenti. E questo vale per il CPA, per studenti adulti migranti, che enfatizzano, come sempre il migrante poi lì fa un effetto specchio, no? Ma come diceva Roberta Bonetti, vale anche per, o come anche l'intervento di Cristina in chat, vale anche per la scuola normale, non solo per l'educazione alla lingua 2. Quindi questo discorso delle tecnologie è dirompente, secondo me, in un'Italia che faceva molta difficoltà proprio all'utilizzo delle nuove tecnologie in una maniera democratica di accesso. Questo è il problema, perché poi non è semplicemente un problema tecnologico, ma come dice Freire, appunto, di alfabetizzazione su ampie fette della popolazione che hanno quello strumento in quanto proprio portatrici di altri tipi di cultura con cui non vuole confrontarsi spesso la scuola italiana. C'è proprio una distanza
classe sociale, no? In qualche modo di selezione, di nuovo il filtro, la barriera che diceva Piasene. Va bene, allora io non... siamo puntualissimi, quindi darei di nuovo la parola alle due relatrici per il secondo giro di boa. A questo punto diamo un po' i dati sul fronte insegnanti, sempre nella stessa ricerca, se ho ben capito, e Flavia ci dà un po' anche il contesto invece di riferimento, sempre su diciamo, le basi che hanno un po' guidato e che hanno ispirato l'interpretazione di questa ricerca. La parola a voi. Allora, io direi, se sei d'accordo, Denise, due cose introduttive e poi tu presenti i dati della seconda parte. Va bene. Allora, scusatemi che... Allora, il testo, diciamo, classico e conosciuto un po' da tutti di Freire è il famoso testo Pedagogia degli oppressi. Perché vi propongo questo testo e alcune riflessioni intorno a Freire? Perché la domanda, diciamo, che ci poniamo, innanzitutto Freire, diciamo, negli anni 60, a partire dagli anni 60, si occupa di pedagogia degli adulti, quindi per noi è un punto di riferimento, e di adulti marginali. Però ovviamente si occupa di si occupa e elabora la propria riflessione pedagogica in un contesto completamente diverso da quello attuale, quindi l'idea è un po' di rileggere, di proporre alcune ipotesi di rilettura dei temi di Freire, partendo da cosa significa, chi sono oggi gli oppressi e in che modo le tecnologie intercettano questo tema dell'oppressione e dell'esclusione. Allora, secondo Freire, gli oppressi sono coloro che non hanno strumenti culturali per cogliere le opportunità della rete, in questo caso, e nella versione, classica della teoria di Freire, le opportunità dei processi di alfabetizzazione, e che diventano processi anche di inclusione sociale. Gli oppressi sono coloro che rimangono esclusi da ogni processo di emancipazione culturale e personale, quindi che non hanno una capacità autonoma di autopromozione dentro ai contesti. Quindi che cosa dovrebbero fare gli educatori, secondo Freire? Lavorare per fornire prospettive di agentività, quindi di capacità di azione nei contesti, di partecipazione, di condivisione, quindi di sviluppo di libertà all'interno delle comunità in cui le persone vivono, che si tratti di comunità di accoglienti, ma in generale anche delle comunità di coloro che accolgono. Quindi Freire parte da vedere, diciamo, ciò che manca, gli strumenti culturali, passa attraverso la proposta di una prospettiva di emancipazione e mostra che cosa la pedagogia dovrebbe fare. Freire è un ottimista, fondamentalmente, quindi la trilogia della sua opera si chiude, diciamo, con parte della pedagogia degli oppressi e approda alla pedagogia della speranza. Quello che possiamo osservare oggi dentro le nostre scuole, sono d'accordo con quello che ha detto Roberta Bonetti, questi processi che forse nei CPA sono in un certo senso esasperati e quindi più visibili come sotto una lente di ingrandimento, in realtà sono processi che interessano tutte le scuole e tutti gli studenti in maniera più o meno esplicita, più o meno tematizzata dentro i contesti scolastici. Quindi, diciamo, da una pedagogia degli oppressi a una pedagogia della speranza, direi che è un bel percorso che ci mostra delle prospettive per chi lavora nel campo dell'educazione. Certo, delle prospettive che passano fondamentalmente attraverso, secondo me, tre cose che poi saranno evidenti anche nei dati che Denise commenterà. Uno,
il ripensare gli ambienti di apprendimento e la scuola in quanto tale come ambiente di apprendimento. Quando dico ambiente di apprendimento intendo proprio anche gli ambienti fisici, il setting delle aule in cui l'apprendimento avviene. Due, ripensare il ruolo dei docenti. E dunque il grande tema a cui Roberta Bonetti ha fatto cenno, quello della formazione dei docenti, della formazione in ingresso e anche della formazione in servizio. Mi pare di capire che alcuni degli studenti presenti in aula sono studenti che poi stanno acquisendo i 24 crediti, quindi probabilmente hanno come prospettiva l'insegnamento. Questa cosa la dobbiamo tenere bene in testa se ci, come dire, accingiamo a intraprendere la carriera, per quanto tale si possa definire, di insegnanti. Cioè il tema della formazione e della disimparare e imparare dei docenti è un tema importantissimo nella professione docente, mentre noi tendiamo a pensare all'apprendimento sempre sul versante studente. Il tema dell'apprendimento dei docenti, di come si costruisce l'apprendimento dei docenti anche attraverso le pratiche, le comunità di pratiche professionali, è un tema importantissimo. Il terzo punto che è importante tenere presente è il tema proprio del gap generazionale, cioè noi abbiamo uno dei corpi docenti più anziani d'Europa, e quindi mi auguro che tutti voi che siete in aula entriate presto a far parte del corpo docente italiano e anche a abbassare la media dell'età e a innalzare la media delle competenze digitali. Questo per dire che il tema della pedagogia degli oppressi e di come emancipare gli studenti attraverso un processo di apprendimento non riguarda in generale il contesto della scuola e quindi va visto sia dal lato, quando parliamo delle tecnologie sicuramente, ma anche quando parliamo di altri temi in realtà, sia dal lato degli studenti che dal lato dei docenti. Quindi il digital divide è il digital divide degli studenti in alcuni casi, ma è anche il digital divide dei docenti che non hanno una formazione adeguata e delle pratiche, non hanno sviluppato delle pratiche adeguate a rispondere a questo nuovo contesto scolastico. Quindi quello che Freire ci sollecita a pensare è il fatto che non è sufficiente focalizzarsi sugli strumenti o sugli ambienti da soli, ma bisogna concentrarsi sulle pratiche degli studenti e dei docenti. L'analisi delle pratiche ci aiuta a capire quali possono essere i punti di vista, i punti di forza, i punti di debolezza e quindi quali possono essere gli elementi su cui andare ad agire per produrre dei cambiamenti. Al centro, secondo Freire, di questa dinamica del cambiamento sta sicuramente il dialogo e qui io ritrovo una attitudine, come dire, tipica dell'antropologia, che è quella dell'ascolto, della partecipazione, ma anche della continua interazione tra azione e riflessione. Quindi io qui trovo una grande opportunità che i docenti hanno di attingere alla cassetta degli attrezzi dell'antropologia e in particolare dell'etnografia per mettere in campo queste azioni di ricerca-azione che hanno un risvolto prettamente pedagogico, ma che dal punto di vista metodologico sono vicinissime alla sensibilità e all'approccio antropologico proprio. Quindi in questo senso penso che questi percorsi che incrociano la ricerca e l'azione dovrebbero essere la pratica quotidiana della quotidiana professionalità docente. E
Va bene, io direi che mi fermo, diciamo, su questa focalizzazione su un po' l'attualizzazione del pensiero di Freire e lascio la parola a Denise che ci illustra la seconda parte dei dati che ha raccolto. Che ha raccolto lei e un'altra nostra docente proprio nell'ambito del lavoro di monitoraggio e autovalutazione che le scuole fanno per i processi di miglioramento. Allora, ricondivido lo schermo. Ci siamo, sì. Allora, la seconda parte riguarda gli insegnanti, ma ancora gli studenti in un certo modo. E vedremo perché. I dati sono appunto parte della ricerca che ho portato avanti all'interno del mio progetto di dottorato e, come ha detto Flavia, parte che riguardano la valutazione dell'istituto. Allora, a seguito dell'emergenza dovuta al Covid-19, bisogna dire che gli insegnanti si sono trovati, come forse abbiamo già detto, completamente impreparati. Cioè anche i CPA che avrebbero dovuto già attuare proprio per normativa di legge delle azioni di fruizione e formazione a distanza, molti non avevano realizzato niente. Sempre all'interno della mia ricerca, ma non ho riportato qui i dati, io ho fatto anche un sondaggio tra i CPA nazionali prima dell'emergenza Covid per vedere quanti avessero in atto delle attività di fruizione a distanza, ma erano veramente una piccola percentuale per quanto riguarda i corsi di alfabetizzazione degli adulti, mentre diciamo delle percentuali un po' più alte si avevano per quanto riguarda l'ex scuola media. Va però sottolineato che il 70% dei corsi che vengono tenuti dal CPA sono corsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana e che quindi ci si aspetterebbe che a questo settore venisse data un po' più di importanza. Ora, con l'emergenza Covid, tutti hanno dovuto realizzare delle attività online. Quello che abbiamo fatto noi è abbiamo messo in atto diverse iniziative. Come dicevo, abbiamo parlato prima del blog del CPA, che è questo che vedete qua sulla destra, che ha funzionato come un deposito di materiali che gli insegnanti avevano già a disposizione e anche un appuntamento giornaliero, perché per i mesi della sospensione della scuola ogni giorno c'è stato sul blog un post originale creato dagli insegnanti, quindi per tenere questo contatto con gli studenti, e quindi ci sono questi due tipi di attività, appunto i link e poi le risorse che sono state create. Allora, per la realizzazione del blog era stata chiesta la disponibilità degli insegnanti e solo pochi l'hanno data. Però questi insegnanti che hanno collaborato si sono veramente dedicati tantissimo a questo tipo di attività. E quello che noi abbiamo fatto è stato praticamente creare una comunità di pratica che ha lavorato, ha riflettuto, è cresciuta, ha risolto i problemi in questo contesto che è stato anche, devo dire, molto innovativo in un certo senso, perché abbiamo cercato, dicevamo prima, Prensky e anche gli altri autori parlano di questo modo diverso di approcciarsi delle nuove generazioni all'apprendimento. Abbiamo cercato anche noi approcci non lineari, proposte di attività che si facessero giocando o cercando, uso della fantasia, quindi non un apprendimento sempre tradizionale. E comunque il blog è accessibile dallo smartphone, quindi non veniva mai richiesto agli studenti né di stampare né di inviare.
uno dei problemi più grossi che abbiamo avuto è quello dell'interazione. Abbiamo cercato di ovviare in diversi modi, ma i risultati sono stati scarsi. Come vedete qua c'era una chat di supporto e quindi una volta alla settimana c'era un insegnante disponibile che rispondeva alle domande degli studenti. Quindi abbiamo provato questo, abbiamo poi aperto anche la pagina Facebook dove gli studenti potevano interagire e abbiamo cercato di coinvolgerli in una maniera, cioè non solo come consumatori ma anche come produttori di materiali. E abbiamo visto che gli esercizi che abbiamo creato partendo da materiali che loro ci avevano dato sono stati sulla pagina Facebook in assoluto i più visualizzati e quelli che hanno raccolto un numero maggiore di like. E per creare e raccogliere, abbiamo chiesto però agli insegnanti che diciamo più restii, che quindi non hanno accettato di partecipare come protagonisti alla gestione del blog, di collaborare comunque con dei materiali creati da loro che noi avremmo potuto utilizzare. Per questo abbiamo creato un Padlet dove appunto gli insegna Padlet è di utilizzo molto semplice anche per chi non sa usare la tecnologia, quindi è veramente intuitivo e non richiede capacità tecniche. Quindi abbiamo cercato di coinvolgere anche gli insegnanti che non volevano avere un ruolo di protagonisti ma che potevano comunque in qualche modo contribuire. Non siamo riusciti a coinvolgerli tutti. Come dicevamo prima, c'è l'insegnante che prepara anche il PDF. Noi abbiamo cercato di coinvolgere anche lui chiedendo di mandarci il PDF dicendo che poi noi l'avremmo modificato per renderlo disponibile digitalmente. Ecco, non tutti hanno partecipato. Molti hanno dichiarato apertamente le loro difficoltà nell'utilizzo della tecnologia, ma hanno lasciato intendere anche una poca volontà di provarci in qualche modo, di mettersi in gioco. Perché anche noi che abbiamo gestito il blog non siamo tecnici e quindi difficoltà ne abbiamo trovate molte, ma nella collaborazione abbiamo cercato di risolverle e quando non ci siamo riusciti abbiamo chiesto aiuto ad altri esperti. Quindi dipende molto anche dalla volontà di mettersi in gioco e di partecipare. Agli insegnanti poi è stato chiesto alla fine dell'esperienza, quindi a giugno, quando i corsi si sono chiusi, come avrebbero definito le loro competenze digitali. E come vediamo qui, dove uno indica scarse, 5 ottime, le risposte sono state di 14 su 18, la maggioranza si colloca in una posizione abbastanza centrale. Quindi nessuno ha detto scarse, nessuno ha detto ottime, diciamo una via di mezzo con alcuni un po' di meno e altri un po' di più. Però tutti hanno riconosciuto che a seguito della necessità di fare la didattica a distanza, le competenze sono migliorate proprio a causa del continuo esercizio. Cosa si intenda poi per loro competenza digitale va un po' chiarito, perché per molti competenza digitale è anche il semplice fatto di essere in grado di entrare in un collegamento Zoom, per dire, o di riuscire a fare un collegamento di questo tipo con i loro studenti. Infatti poi alla domanda successiva, che tipo di materiale hai usato nella didattica a distanza, abbiamo richiesto una sola risposta, abbiamo avuto materiali creati personalmente per più della metà, quindi 57%. Però questi materiali nella maggioranza dei casi non sono stati condivisi. E quindi per me questo è un punto di domanda. Che materiali sono stati creati nella realtà? Perché abbiamo cercato di sottolineare il fatto che la condivisione permetteva di amplificare le risorse a disposizione, sarebbe stato un vantaggio per tutti riuscire a impostare una cultura di collaborazione, però
cioè se li hanno creati noi non li abbiamo visti, insomma, o ne abbiamo visti ben pochi. Quindi molti materiali appunto creati personalmente, un 21% rielaborazioni di materiali preesistenti. Anche in questo caso quello che a noi è arrivato per pubblicare sul blog è stato veramente, veramente molto poco. Qualcuno ha usato i materiali che erano disponibili del blog, ma se vediamo questo si limita a un 7%. E io devo dire che gli insegnanti che hanno partecipato all'amministrazione del blog hanno spinto molto i loro studenti a utilizzarlo. E quindi ci sono stati degli studenti che hanno seguito in maniera costante le attività, hanno partecipato, hanno commentato, hanno reagito, hanno fatto delle proposte. Ci sono insegnanti invece che non hanno spinto in questo senso e che si sono limitati alla classica lezione frontale e al libro di testo che è stato insomma il materiale privilegiato che è stato utilizzato. Quindi il fatto che gli studenti vengano coinvolti dipende molto anche dall'attitudine del loro insegnante. Cioè se l'insegnante crede in quello che sta facendo, crede che il blog sia utile, per esempio, o che il materiale digitale o qualsiasi altra risorsa di tipo digitale sia utile, lo studente comincerà a usarlo. Se l'insegnante ha questo atteggiamento di diffidenza, che forse deriva appunto, come dicevamo prima, sia dall'età non tanto giovane, sia dalle competenze non tanto sviluppate, allora anche lo studente non partecipa o non accetta questa modalità. Sempre sui materiali, sul tipo dei contenuti, anche qui abbiamo un bel 36% di materiale testuale. Quindi effettivamente dici ho fatto la didattica online, ma cosa ho dato? Un doc, un documento, un PDF, un PowerPoint. Quindi anche qui una didattica tradizionale che viene sì, spacciata in qualche modo per didattica a distanza. I link a risorse esterne, come dicevamo prima, sono stati abbastanza utilizzati, così come materiale esclusivamente video. Alcuni hanno utilizzato materiale multimediale. E, però qui, oltre a parlare degli insegnanti, abbiamo inserito dai dati appunto della collega un paio di diapositive che riguardano la didattica a distanza e come è stata vista dagli studenti, quindi quella in periodo Covid. E quindi hai assistito alle lezioni a distanza una larga maggioranza, quindi quasi il 96%, e con quali strumenti hai seguito la lezione? Ecco, questo ci sembrava, mi sembra un dato importante, proprio perché anche qui il telefono cellulare ha una percentuale altissima. Quindi conferma un po' i dati che abbiamo visto nella parte pre-Covid, che il cellulare è molto utilizzato più degli altri device e anche appunto in questa situazione di emergenza è stato così. E posso solo aggiungere una piccola precisazione a commento di questa diapositiva. Nel corso dell'emergenza Covid noi abbiamo distribuito ai nostri studenti, partendo dai corsi A1, a quelli più della terza media, e poi per i corsi di alfabetizzazione A2 agli studenti più in difficoltà, una cinquantina di computer per l'utilizzo personale, per facilitare l'accesso alle risorse. Quindi probabilmente questo 30% di computer sono anche parte dei computer che la scuola ha messo a disposizione degli studenti. E alla domanda poi come è stata la tua esperienza, nella maggior parte dei casi è stata un'esperienza positiva, e questa risposta è stata approfondita con un'ulteriore domanda per vedere quali secondo gli studenti erano i vantaggi della didattica a distanza, e loro hanno messo: lo faccio da casa, quindi lo spostamento, sono da solo, quindi il fatto di non trovarsi in un gruppo che può creare magari anche imbarazzo, come dice la risposta successiva, ho imparato di più, un 21%, e posso rivedere le lezioni se sono dei video. Quindi la possibilità di rivedere
queste lezioni molto, molto positiva. E un'ultima diapositiva, in che modo potrebbero migliorare i corsi a distanza, sempre questo visto dagli studenti, migliorare le competenze tecnologiche, imparare a usare la piattaforma, quindi anche qui rientra nuovamente il ruolo dell'insegnante, perché quelli che hanno risposto imparare a usare la piattaforma vuol dire che hanno avuto un insegnante che non gli ha fornito sufficienti istruzioni perché loro potessero farlo. E contribuire all'acquisto dei giga, perché uno dei problemi è stato relativo anche alle connessioni, infatti anche la risposta successiva è avere a disposizione una connessione migliore, e l'ultimo, semplificare l'accesso alle video lezioni, quindi anche qui vuol dire che è mancato quel processo di semplificazione che avrebbe dovuto fare l'insegnante. Ma ripeto, secondo me il punto più importante che possiamo ricavare da questi dati è che l'attitudine dell'insegnante è determinante per fare accettare o no l'utilizzo delle tecnologie. E nel nostro caso, proprio come abbiamo detto, sia per l'età, per la mancanza di competenze, che per il fatto di essere legati a una didattica tradizionale, in molti casi questo non avviene. Mi pare che sono rimasta dei tempi. Bene, non so se Roberta posso prendermi un piccolo spazio, posso? Sì, non so se Flavia dopo vuole mettere le ultime domande e lanciarle, perché so che aveva preparato delle domande, no? Lasciamo aperto. No, secondo me possiamo sentire se ci sono dei commenti, poi casomai okay, procediamo allora, con altre io domande. Mi trattengo perché... Roberta, no. No, Roberta, parla. Io vi ringrazio, talmente ricco e denso, che mi auguro che sia l'inizio di una collaborazione su un tema di interesse comune, perché veramente avete toccato tantissimi punti che, avendo tempo e spazio, potrebbero essere approfonditi. Uno, mi riallaccio appunto a Denise quando parlava della non conoscenza in relazione all'età. Un aspetto interessante è che noi abbiamo fatto una sperimentazione in aula 2 settimane fa, invitando un esperto di tecnologie, e quello che è emerso è che è anche un dato allarmante, se vogliamo. Le tecnologie sono così veloci, corrono così tanto, che questo disagio l'abbiamo sentito tutti, anche studenti di 20, di 21, 22 anni, che pensavano di conoscere e in realtà sono rimasti spiazzati. Quindi questo è un elemento, secondo me, significativo. Vorrei dire tante cose, ma solo due, appunto, per agganciare sia Denise che Flavia. Flavia, mi fa piacere che hai toccato il tema della formazione in ingresso e in servizio, che è appunto un tema fondamentale e centrale. Io ho iniziato una ricerca l'anno scorso, prima del Covid, con alcuni studenti, cercando di indagare un po' quello che stava succedendo prima del Covid e poi durante il Covid nelle scuole italiane, e quello che è emerso è che anche questa propensione all'ascolto che manca nella formazione del docente, così come manca nella formazione del docente la predisposizione all'apprendimento, perché giustamente tu hai rilevato che noi siamo abituati a chiederci cosa imparano gli studenti, ma non cosa impariamo noi. E anche questo, se vogliamo, rimanda a Freire di nuovo. Freire diceva: non c'è campo di possibilità alternative se non si fa ruotare il ruolo di chi insegna e di chi apprende. Ora, quello che è emerso in alcune scuole è che dove gli insegnanti avevano già una predisposizione all'ascolto prima, si è creata una sorta, passatemi il termine, di predisposizione spontanea alla ricercazione. Io vorrei solo leggervi un piccolo estratto di un'intervista che ho cercato mentre parlavate, di un insegnante che appunto si era resa conto che tutti nella scuola, parliamo di una scuola superiore di Roma, e tutti gli insegnanti erano entrati nel pallone, non sapevano più come fare le lezioni e hanno avuto l'idea di far partire un sondaggio. E tramite questo sondaggio, e siamo in una scuola superiore, si sono accorti che per esempio su una classe di terza superiore di 19 ragazzi solo 5 avevano un computer, e si sono resi conto, hanno scoperto che tutti avevano invece il telefonino. E sentite un po' questa breve conversazione. L'insegnante dice: ma anche il PowerPoint gli avevamo proposto, perché quando gli hai detto che potevano utilizzare come strumento anche il PowerPoint, qualcuno ti ha risposto: non so cos'è. Così come non so cos'è Word, non ce l'hanno.
non avevano mai sentito parlare di PowerPoint, e stiamo parlando di ragazzi che vanno alla terza superiore. Mandare un'email, o addirittura avere un'email, oppure qualcuno inviava un'email, ma così senza mettere un oggetto, senza mettere un commento. Quando io rimandavo indietro l'email con il ringraziamento e quant'altro, il ragazzo non mi dava più segni di vita. Ma perché questo? Io ho chiesto, ma l'ha ricevuta la mail? Così anche per avere un riscontro. E mi è stato detto, ma prof, io non so come rispondere. Quindi questo ci ha aperto un mondo, perché noi siamo convinti che questa sia la generazione che conosce tutto del mondo dell'informatica, ma in realtà loro la utilizzano solo in alcuni contesti, che sono il contesto del gioco, della chat, utilizzano parecchio Instagram. Certo, a questo punto ci siamo anche resi conto che il modo migliore e più veloce era WhatsApp. Mi fermo qui perché non voglio rubare troppo spazio, ma quello che viene dopo è ancora più interessante. E quindi, ecco, era solo per dire che questo è un tema che non possiamo più far finta che non esista e non guardare, non considerare, ma che deve essere un elemento, un argomento che ci porta appunto a pensare, a ripensare una formazione, soprattutto una formazione d'aula, perché questa è una formazione d'aula, che sia fisica o virtuale. Quando si parlava di setting, ecco, l'ambiente c'è, ma va ricreato costantemente un setting che sia sintonizzato con, appunto, in relazione alle situazioni, alle persone che vivono questo ambiente. Ecco, spero di non aver rubato troppo spazio e lascio a questo punto la parola ai ragazzi. Vediamo che domande sono arrivate. Posso fare una domanda? Anch'io? Mi ha colpito molto la risposta degli insegnanti, perché si sono date innanzitutto un 6 politico, comunque, nonostante, cioè, dal 3 al 5. E quindi da lì mi è venuta una riflessione su, che in realtà partiva da queste profonde considerazioni su come sia stato trainante l'insegnante che si faceva coinvolgere su un terreno che era scivoloso, perché non controllava bene né lui, spesso si è visto neanche gli studenti. Quindi da un lato il rimando era il bel libro di tradotto e localizzato da Roberta Bonetti di Tim Ingold, no? Dove spiega proprio l'educazione, e lì sì che affonda proprio in questo senso di setting, che secondo me si presta benissimo per questi contesti multimediali, con una notevole profondità, ma soprattutto perché non è solo la spinta, quello che noi diciamo come entusiasmo a condividere, quella è la parte più, diciamo, facilmente riconoscibile, invece avventurarsi in questi ambienti multimediali, no? Come si dice? Perché sono tutti terrorizzati adesso che regga la linea, che ci sia il software, ma in realtà sono degli ambienti dove ti muovi, e chiaramente anche per questioni storiche noi ci muoviamo andando in un territorio che non possiamo non controllare perfettamente. Allora la domanda è, non è la paura degli insegnanti di perdere un ruolo e quindi un potere che è in qualche modo, non è solo la questione delle capacità e del gap, ma proprio una questione di potere, di incapacità di mettersi non tanto in discussione, ma di scendere a un livello di dinamica politica completamente diverso. Perché ripensando alle utopie delle reti e del multimedia iniziale, così doveva essere una rete, e la rete chiaramente rompe la gerarchia istituzionale su cui si nutre, su cui si basa la scuola. Quindi il mio interrogativo è, non c'è la paura sotto che al di là delle incompetenze digitali ci sia proprio, non dico un ribaltamento dei ruoli, ma un terreno che il docente non vuole più concedere, quindi risponde e agisce in maniera molto rigida, difensiva? Secondo me sì. Io, diciamo, ho vissuto il periodo del Covid avendo relazioni molto strette con i miei docenti, sia a carattere, diciamo, collettivo, e quindi di lavoro per gruppi, ma anche a carattere personale. Quello che ho colto è stato anche un grande disagio professionale, e che spesso si traduceva anche in un disagio esistenziale nel contesto di una situazione esistenziale non facile, e insomma un po' per tutti. E quindi sicuramente le risposte degli insegnanti hanno a che fare con una perdita di identità professionale che spaventa e che provoca irrigidimento, e che come prima risposta
produce, io continuo a fare quello che so fare. E se non lo posso fare in classe, lo faccio attraverso l'invio dei PDF. Quello che poi però, secondo me, produce cambiamento e quindi muove quei processi di miglioramento che sentivo un po' anche dietro questa stralcio di intervista che Roberta ci ha letto, è il fatto di guardare a che cosa produce il mio comportamento, la mia modalità didattica negli studenti e quindi a ripensare proprio il proprio ruolo, cioè gli studenti, gli insegnanti che hanno avuto tra virgolette più successo, successo tra virgolette, sono stati quelli che hanno accettato di mettere in gioco il proprio ruolo e di accettare e prendere atto del fatto che se io spedisco una mail con un PDF e nessuno mi risponde, se spedisco la seconda mail con il PDF e nessuno mi risponde, se spedisco la terza mail con il PDF e nessuno mi risponde, posso ragionare sul fatto che tutti gli studenti non hanno voglia di far niente, ma poi devo provare anche a pensare al fatto che forse cambiando modalità può darsi che qualche studente si palesi. E secondo me questo è sicuramente un aspetto importante che ha a che fare con proprio un'immagine professionale che i docenti hanno di se stessi e del proprio ruolo che è stata completamente scardinata dalla situazione della didattica a distanza. E i docenti che hanno accettato, diciamo, di mettersi in gioco sono cresciuti, gli altri sono rimasti inermi, bloccati e in una situazione di forte criticità professionale, io direi anche in un certo senso di paura rispetto al contesto professionale in cui agiscono. E questo timore, questa paura è un po' anche quello che adesso si vive un po' nelle aule e negli incontri. Adesso io e Denise veniamo da un collegio docenti e dalle riunioni dei dipartimenti. Quello che io intuisco negli atteggiamenti degli insegnanti è un po' questa paura di rivivere un'esperienza in cui si sono sentiti inadeguati. E anche se è vero che abbiamo ragionato, lavorato molto sulla formazione in questa prima parte dell'anno scolastico, molti di loro continuano a sentirsi inadeguati e spaventati. E la mia riflessione è se il mio insegnante che mi dovrebbe condurre in queste strade incerte dell'innovazione è incerto e spaventato e si sente inadeguato, come sarà possibile che io studente venga rafforzato nelle mie competenze se la condizione di partenza dell'insegnante è questa? Quindi l'insegnante troppo sicuro di sé, dei suoi strumenti, che era magari un po' l'insegnante alla vecchia maniera del vecchio contesto, non va bene, ma anche l'insegnante troppo incerto e troppo spaventato e insicuro della propria competenza professionale rischia di non consentire agli studenti di esprimere tutte le potenzialità che magari appunto le persone hanno anche nel proprio bagaglio di esperienze e di competenze nei contesti informali. Grazie. Io darei la parola a Michela Novel, che vorrebbe intervenire, che vedo, che saluto. Michela? Michela Novel, ci sente? Così, mi sentite adesso? Sì, benissimo. Sì, adesso. Grazie. Allora, grazie a tutti. Grazie per gli interventi molto interessanti. Io sento di intervenire, cioè ho voglia di intervenire, ma ho diverse idee anche confuse. Comunque sì, diverse idee, perché la cosa mi sta molto a cuore. E secondo me la domanda di fondo da farci è: a cosa serve la scuola?
Secondo me è una grande domanda questa. E poi da distinguere anche i diversi gradi di scuola. E quindi il cellulare, ad esempio, lo smartphone in classe adesso io non lo uso perché non mi serve. Mentre pensavo che per altre attività mi potrebbe servire, cioè se fossi in una città che non conosco o fuori a fare altre attività con i ragazzi, credo che lo userei. E probabilmente i ragazzi sapevano usarlo meglio di me, le applicazioni le conoscono di più, le sanno usare meglio. Però veramente la domanda è che cosa devo fare io? Cioè, cosa serve la scuola? Per quello, io adesso sono tornata a scuola dopo il lockdown, sono molto contenta di essere a scuola. Secondo me tra presenza e distanza non c'è confronto, le cose che si fanno sono diverse. Sono felicissima di essere a scuola e faccio delle cose senza usare internet, cioè internet lo uso per approfondire, vedo video, ascolto canzoni, lo usiamo così, però per altre cose non mi serve, cioè vedo che è difficile andare in profondità con internet, anche semplicemente sto lavorando sull'etimologia delle parole, mi è difficile raggiungere su internet velocemente l'etimologia, o non conosco io i siti, o non lo so, uso il vocabolario, oppure spingo i ragazzi a leggere libri interi, perché anche i nostri libri di testo sono molto superficiali, e internet lo è ancora di più, e quindi preferisco che loro si leggano libri interi, anche semplici, oppure si vedano un film intero, e secondo me non si va in profondità. Però è da capire cosa serve la scuola, insomma. Cioè, certo, lo smartphone mi serve per tante altre cose, per risolvere cose pratiche, questo sì. Però, ad esempio, per sviluppare pensiero critico mi serve, non mi serve, mi serve. E quindi così credo che sia. E poi volevo anche sapere perché i CPA fanno il 20% di lezioni a distanza. Grazie. Allora rispondo io a questa ultima, che è facile, perché la normativa lo prevede, le linee guida del 2015 prevedono che si rifanno al decreto istitutivo del CPA 263/2012, per essere precisi, prevede che il 20% venga erogato a distanza in modo da favorire la personalizzazione del percorso e per in qualche modo far fronte ai problemi che possono essere temporali o di movimento degli studenti che spesso appunto hanno turni di lavoro, quindi non possono partecipare, oppure quelli che vivono, come diceva Flavia prima, nelle valli del Natisone, magari non riescono a raggiungere la sede dove si tengono i corsi. Quindi queste sono le due principali motivazioni, e questo 20% viene riconosciuto valido ai fini della frequenza, e quindi lo studente può raggiungere quel, non mi ricordo se 70-80% necessario appunto per poter poi svolgere l'esame finale. Sì, diciamo che nel contesto specifico del CPA appunto, cioè innanzitutto eravamo e siamo tuttora l'unico segmento della scuola italiana in cui la didattica a distanza è prevista in maniera ordinamentale, per le ragioni che diceva Denise, che hanno a che fare con la flessibilizzazione dei percorsi e la personalizzazione dei percorsi, perché comunque lo scopo principale dell'istruzione degli adulti è quella di favorire il rientro in formazione degli adulti con scarse competenze di base, per innalzare in generale le competenze della popolazione. Voi sapete che siamo in un range molto basso di competenze di base in Italia, anche per la lettoscrittura e per le capacità di numeracy, con l'idea che un innalzamento delle competenze di base poi possa produrre migliori opportunità di inserimento sociale, ma anche di inserimento lavorativo. Quindi dietro a tutto questo c'è, diciamo, questa idea di
empowerment della popolazione fragile dal punto di vista sociale e lavorativo. Se posso aggiungere, però è previsto che le verifiche, così mi riaggancio anche un'altra domanda. Al tema della valutazione. Le verifiche vengano fatte, sia le periodiche che finali, in presenza, che ci sia comunque un momento in presenza nel quale viene stipulato il patto formativo individuale e viene stabilito qual è la percentuale che sarà fruita a distanza e rispetto a quali competenze, per esempio. La domanda che riguarda la valutazione è per me un punto dolente, perché noi nella nostra esperienza non siamo riusciti a inserire una parte valutativa del materiale che abbiamo inserito, se non legato all'utilizzo da parte dell'insegnante. Cioè, se l'insegnante dava agli studenti come compito l'attività e poi la valutava. Però la valutazione per l'utilizzo autonomo non abbiamo potuto prevederla, perché appunto eravamo in un periodo di emergenza e quindi questo non siamo riusciti a farlo, ma ci proponiamo di fare questi learning objects con valutazioni comprese adesso che riordineremo il materiale. Sì, un'altra cosa che volevo dire sulla valutazione è che ovviamente un ripensamento del setting formativo, degli strumenti e degli ambienti di apprendimento implica un ripensamento a 360 gradi dei processi di valutazione. Quello che abbiamo cercato di fare in modo un po' difficoltoso nel periodo della didattica a distanza è stato di proporre agli insegnanti di fare una valutazione dei processi di apprendimento, non tanto dei prodotti di apprendimento. Nel senso che uno dei problemi che gli insegnanti presentavano era: io mando gli esercizi ma poi non mi vengono restituiti e quindi non li posso correggere, che di nuovo ricalca la modalità, diciamo, tradizionale: do l'esercizio, mi riporti l'esercizio, correggo l'esercizio, ti ridò un esercizio, ti do un voto alla fine, ogni esercizio dipende dalla fase di valutazione di cui stiamo parlando. E ovviamente riproporre questo ciclo della valutazione nella didattica a distanza è complicatissimo in generale, è complicatissimo con la nostra tipologia di studenti. Leggevo prima nella chat, qualcuno diceva: i docenti dei miei figli mandavano i PDF che uno doveva stampare e poi rimandare, così il docente lo può correggere. Si sente a posto con la propria idea di che cosa deve fare un docente. Ritorniamo un po' a quello che diceva prima Roberta. Abbiamo cercato di scardinare questo meccanismo chiedendo ai docenti di ragionare non tanto sul prodotto di apprendimento, quindi sull'esercizio che mi viene restituito, ma sul processo di apprendimento, come attraverso una specie di diario di bordo osservativo del docente sugli studenti e attraverso, alla fine, un questionario, chiamiamolo, di autovalutazione degli studenti. Cioè, una cosa che noi nella scuola trascuriamo è l'importanza, la centralità assolutamente nell'istruzione degli adulti, che è prevista anche dal punto di vista normativo, ma anche in generale nei processi di apprendimento, dell'autovalutazione. Cioè, non è importante solo che io faccia l'esercizio e che l'esercizio sia fatto bene, perché poi l'altro dubbio immediato del docente è: sì, ha fatto l'esercizio, me l'ha restituito, ma quasi sicuramente l'ha copiato. E quindi che valore ha quell'esercizio che mi è stato restituito ed è fatto bene, però io penso che sia copiato, in termini di valutazione dell'apprendimento dello studente? Quindi, diciamo, la questione dell'autovalutazione è centrale, perché al di là del fatto che io abbia fatto o non abbia fatto un esercizio, alla fine di un percorso
in particolare nell'educazione degli adulti, io devo essere in grado di tematizzare in maniera riflessiva che cosa ho imparato, come l'ho imparato e a che cosa mi è servito quello che ho imparato, che cosa ha a che fare con la mia vita, per innescare quei famosi processi di apprendimento lungo l'arco della vita di cui parlano i documenti relativi all'educazione degli adulti, ma in generale i documenti relativi all'educazione nelle società complesse. Quindi ecco, questo è stato interessante. Sono state interessanti anche le risposte che hanno dato gli studenti, che purtroppo io oggi non ho pensato di portare. Però anche da questi questionari, diciamo, autobiografie cognitive le abbiamo chiamate, degli studenti, che ripercorrono il proprio processo di apprendimento nella didattica a distanza, emergono dati interessanti. E prendo la parola perché dobbiamo andare verso la chiusura, siccome loro hanno dei problemi di sanificazione.